Domani sarà un'altra giornata nera per il trasporto pubblico locale a Campobasso. Gli autobus della SEAC spegneranno i motori dalle 00:01 fino alle 24, con le corse garantite in due fasce orarie, dalle 5:17 alle 8:17 e dalle 13 alle 16. Il personale degli impianti fissi e degli uffici invece sciopererà per l'intera giornata. Il braccio di ferro tra i sindacati di categoria, la SEAC, la società che gestisce il servizio e Palazzo San Giorgio prosegue, senza che nessuna delle parti coinvolte nell'avvertenza arretri di un passo. Da un lato i sindacati e gli autisti che, a fronte del taglio delle risorse che la Regione trasferisce al Comune per il trasporto, hanno iniziato la loro battaglia contro i licenziamenti paventati dall'azienda. Una battaglia che va avanti da un paio di mesi e che per la verità ha portato ad un primo risultato. Regione, Comuni e SEAC si sono infatti seduti al tavolo delle trattative e dall'iniziale taglio del 25% si è passati al 10%. Palazzo Vitale ha messo sul piatto più risorse, l'azienda ha ridotto il numero degli esuberi da 10 a 8. Una vittoria di Pirro però per le parti sociali e sta di fatto che dal prossimo 1 aprile alcune corse verranno inevitabilmente soppresse. Sicuramente elimineremo i doppioni, ha spiegato De Bernardo, e diverse corse da e per il terminal. Non verranno assolutamente toccate le corse per gli ospedali e per i licei, almeno fino alla fine dell'anno scolastico. In estate poi ragioneremo su una più logica riorganizzazione del trasporto verso gli istituti scolastici. Anche i collegamenti con le contrade, promette, verranno garantiti.